Lo abbiamo in diretta uno dei due legali, per questo ringraziamo, è l'avvocato Dimitri Casolli. Avvocato Casolli, buonasera. Buonasera, siamo in tre i legali che Tre, tre. scrivono, sì, i familiari. Difensori appunto della famiglia Lori Viani. Sì. Io, avvocato Casolli, oltre a ringraziarla per la disponibilità, lascio un po' che sia lei a trattare l'argomento. Allora, mi corregga se sbaglio, la famiglia avrebbe chiesto il silenzio stampa? Guardi, ho parlato con i colleghi, ci siamo incontrati con i familiari, visto che c'è stato proprio, è uscito proprio stamani un'intervista lasciata dalla Nazione, hanno detto ora abbiamo parlato e basta, chiediamo il silenzio stampa anche per un semplice motivo. E ad oggi, per 2 o 3 settimane, forse più che meno, non avremo nessun elemento dal punto di vista giudiziario utile, perché l'autopsia è in corso, quindi non abbiamo niente da poter fornire di elementi utili. E quindi dice tutto quello che possiamo parlare sarebbe forse solo gossip. Certo, E ovviamente né da parte vostra né da parte nostra c'è questa intenzione. quindi dice, ecco, per quello dice, siccome poi questa situazione, questo episodio ovviamente ha portato a una serie di incomprensioni, sono associati in episodi da una parte e dall'altra, poco piacevoli, visto che un po' il clima si è stemperato, tutto quanto, forse abbiamo ritenuto tutti l'utilità di la famiglia e noi legali di non voler creare situazioni dove ogni parola può essere pesata e utilizzata per creare ulteriore polemica. Visto che il clima è in rasserenamento, sfruttiamo la situazione. Ripeto, tanto da dire dal punto di vista giudiziario non abbiamo nessun elemento oltre quello Certo. che è già stato detto. Quindi siamo in attesa, come tutti voi, noi per primi, di quello che sarà determinato dall'esame istologico, che è quello che adesso deve essere finito, ecco. Prima di lasciarla, la Sì. teniamo per pochissimo, avvocato Sì. Casoli. Oltre che da un punto di vista legale, anche da un punto di vista umano, qual è il messaggio che possiamo mandare? Ecco, questo è quello che già in varie occasioni magari avevamo sottolineato. Si è parlato di colpe date a tizio, date a Caio, di assoluzioni date a prescindere da tutto e da tutti. Quello che nessuno ha mai evidenziato nella stampa, ma non per colpa dei giornalisti, ma anche degli soggetti che sono intervenuti, è che da questo brutto episodio, a prescindere da ogni tipo di responsabilità, quello sarà la magistratura e stanno lavorando e ci auguriamo lavorino bene, non abbiamo dubbi. È che non c'è stato da parte di nessuno una parola per dire, bene, tranne ho sentito la Regione Toscana che ha ripreso un vecchio progetto amministrativo di riunire in tre grossi centri il 118, ma nessuno ha detto, bene, speriamo che questo episodio, la morte del piccolo Franco, sia l'input per cercare di migliorare nei campi estivi, nelle gite dove ci sono dei bambini, in modo tale che non si verifichino più o che comunque si riduca al minimo il rischio che qualche altro bambino faccia o la fine di Franco o comunque si faccia del male. Questo era, dico, purtroppo i genitori non possono riavere più Franco, però dice, sarebbero certamente contenti se da quel loro lutto venisse fuori un fiore, sarebbe quello che si tiene in considerazione il bambino nella sua anche fragilità e quindi quando lo si porta a divertire si sta attenti che sia solo divertimento e che non si trasformi Certo, in in un dramma, un in un dramma. dramma. È quello e nessuno ne ha parlato e nessuno ha messo in giusta evidenza questo aspetto, che è quello che a questo punto, ripeto, forse la famiglia mi interessa di più, dice tanto anche la giustizia poi può dare delle sentenze, ma sostanzialmente, ecco, questo sarebbe importante Certo. ed è quello che se c'è, cioè, noi sia del silenzio stampa, che tanto ripeto, ad oggi si può dire ben poco oltre quello che è già stato detto,
se c'è da puntare, puntiamo affinché d'ora in avanti, quando specialmente si va in montagna, ci sono i rischi insiti, normali, naturali. Prendiamone atto e cerchiamo di farvi fronte. Possono essere anche piccole attenzioni, ma che possono essere poi importanti. Certo. Come al mare, come dappertutto, dovunque. Un ottimo consiglio che andava ripreso, e voi lo fate anche da una posizione assolutamente legittimata, seppur da questa tragedia, lo fate col tatto e la compostezza che vi è di virtù. Avvocato Cascioli, saluti i suoi colleghi e porti un saluto alla famiglia Lori. L'avvocato Alessia Fiorentino, però ovviamente porterò i saluti ai familiari. Ai familiari. Grazie a lei, avvocato. Grazie all'avvocato Dimitri Cascioli, che insieme a altri due legali assiste proprio la famiglia Lori del piccolo Franco, l'undicenne scomparso durante un'escursione, morto durante un'escursione qualche giorno fa.